è un film che ha secondo me una luce, e la luce è legata appunto al fatto che questo personaggio rimane umano sino alla fine, ma è un film che è ancorato a delle storie realmente accadute. Io non ho inventato nulla, ci sono dietro ogni fotogramma del film che avete visto c'è un vissuto. Il ragazzo che a 15 anni si è ritrovato a guidare una barca senza aver mai guidato in vita sua una barca e a dover portare in salvo 250 persone, si chiama Fofana, oggi vive in Belgio, e dopo aver salvato, quindi dopo aver fatto questo atto eroico, è stato messo in carcere come trafficante di esseri umani. Come scafista, no? Come scafista, come trafficante di esseri umani. È bellissimo quel momento del film. Il modo in cui ti spiega come deve, in 3448, che come deve guidare la barca. Sì, però voglio dire che poi nella realtà il racconto non finisce dove finisce il film. Lui finisce in galera e a lungo siamo stati anche un po' avevamo un po' diciamo di indecisione sul finale, se finire lì o finire poi in carcere, ma alla fine sono convinto che dopo quel primo piano di 6-2 era impossibile mettere un altro. Comunque oggi sappiamo che in carcere lui allora, parliamo di 8-9 anni fa, allora c'è stato 6 mesi, poi è uscito senza nulla, senza sapere dove andare, 16 anni, ed è arrivato in un centro di accoglienza per minori che gestisce un amico che poi mi ha raccontato questa storia. Questo accadeva 8 anni fa, io poi ci ho messo tanti anni prima di prendere la decisione. Però ecco, come la storia di Fofana ce ne sono tante altre. In questo momento mentre noi stiamo parlando ci sono tanti io capitano in carcere che con le nuove leggi rischiano di stare in carcere anche 10 anni. Okay? È chiaro che è difficile, ascoltando i loro racconti, è difficile immaginare che un trafficante di esseri umani rischi la propria vita su quelle barche. No? È più facile che ci mandi qualcuno. Che mandi qualcuno, prende i soldi da tutti quelli che riesce a mettere sulla barca e poi se arrivano bene, se non arrivano per niente. Questo è quello che mi hanno sempre raccontato tutti i vari ragazzi che hanno fatto realmente quel percorso, che sono stati anche in carcere, come considerati come trafficanti di esseri umani. E, chiaramente il film racconta da una prospettiva diversa una storia che noi siamo abituati a conoscere invece soltanto da un'altra angolazione, quindi questo insomma è... Ti pare poco? come insomma, che dire, cioè, sono contento che il film possa aiutare in qualche modo anche a mettere in luce questo aspetto, questa verità. Ma senz'altro, questo è un film che farà tantissima strada, a parte che ne farai ancora tu in Africa con lui i figli, ma ne farà tantissimi. Sì, perché come dicevo prima, è una pagina buia della nostra storia contemporanea. Quindi ancora aperta. È ancora aperta, certo. È un documento. E purtroppo sappiamo che diciamo, la tendenza globale è quella appunto a alzare sempre di più i muri, e questo inevitabilmente aiuterà ad arricchire sempre di più i trafficanti di esseri umani e a creare sempre più morti. È un problema molto complesso, estremamente difficile, e quindi insomma temo, cioè, sicuramente sarà un problema che creerà ancora morte, come vediamo insomma ma il film non nasce con delle premesse di voler, non,
non avevo almeno io personalmente la speranza che potesse cambiare perché le cose politicamente, perché la politica sa benissimo, non dico nulla di nuovo nel film. Certo. Ho cercato semplicemente di far vedere quello che di solito non si vede, cioè dare forma visiva a una parte di viaggio che di solito non vediamo, perché noi siamo abituati a vedere solo la parte finale quando arrivano le barche, ma tutto quello che accade prima non lo vediamo. Ecco, questo il film ha cercato di dare proprio forma visiva a quella parte di viaggio lì e di, come dicevamo prima, di umanizzare questi numeri.